Un saluto agli amici di Mitico Snack. Allora, ragazzi, Natale è quasi alle porte e non posso far altro che consigliarvi in questo video tre acquisti proprio che potete fare a Natale. E sono tre acquisti di prodotti che fanno parte sia della categoria high-tech e sia non. Quindi direi di iniziare subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, senza ulteriore perdita di tempo, iniziamo proprio da lui. Questo piccolo illuminatore di forma circolare che porta con sé un connettore micro USB che ne consente la ricarica, e sulla parte posteriore troviamo un pulsante che va a regolare la luminosità su tre livelli differenti. E infine troviamo una piccola pinza a molla che ci consente di collegarlo a qualsiasi nostro dispositivo, che sia uno smartphone, che sia un tablet, che sia una fotocamera con display declinabile. Insomma, possiamo farne diversi usi. Per esempio, qualora noi dovessimo scattare un selfie o registrare una clip video, basta collegarlo al nostro smartphone o qualsiasi dispositivo in uso, regolare la luminosità attraverso il pulsante e voilà, si riescono a tirar fuori dei selfie e delle clip video a condizioni di poca luminosità. Questo piccolo illuminatore LED lo troviamo su Amazon a prezzo di circa 8 euro e possiamo vantare anche della spedizione Prime. Un altro prodotto che voglio consigliarvi, nonché un dispositivo di cui vi ho portato anche qui sul canale, ed è la mia tastiera Logitech K400 Plus DV. Quindi è inutile che ve ne parlo più di tanto, perché qua in alto a destra nelle schede troverete la mia video recensione. Ed è una tastiera che porta con sé un mouse integrato, là dove possiamo utilizzare il mouse proprio come fosse un semplice mouse da tavolo, e ve la consiglio per due semplici motivi. Perché quando acquistiamo questa tastiera, all'interno della confezione troviamo due batterie in formato silo che, una volta inserite all'interno, ragazzi, vi dimenticherete che la vostra tastiera è a batteria. Perché io da 2 anni che circa che l'ho acquistata non ne ho mai avuto l'esigenza di cambiare la batteria. L'altro motivo è legato al software fornito direttamente da Logitech, ed è un software che ci consente di tenere sotto controllo la durata della batteria, lo stato di connessione, ma non solo, ci consente anche di personalizzare alcuni ambiti della nostra Logitech K400 Plus TV. Anche di questa tastiera possiamo farne l'acquisto direttamente su Amazon e la troviamo a prezzo di circa 22 euro ed anch'essa vanta della spedizione Prime. E per ultimo, un prodotto ma non meno importante, fa parte della rubrica del mitico Rubik. Perché da quando è nata la rubrica del mitico Rubik, alcuni di voi hanno imparato attraverso i miei video il cubo di Rubik 3x3, e alcuni di voi mi avevano chiesto consiglio su quale cubo di Rubik acquistare per iniziare a fare speed cubing, e io non posso far altro che consigliarvi questo cubo di Rubik 3x3 della Cyclone Boys, un cubo di Rubik costruito con materiali in plastica davvero molto leggeri, ma soprattutto duraturi nel tempo, con colori stickerless, ovvero colori stampati direttamente sul materiale, ma soprattutto in versione magnetizzata. Vale a dire che all'interno di ogni singolo cubetto che compone questo cubo di Rubik 3x3 troviamo dei magneti che fanno abbastanza bene il loro lavoro e vanno a bloccare le rotazioni quasi all'istante. È un cubo di Rubik veramente molto fluido, e la cosa che mi ha stupito di più è che anche gli strati centrali sono veramente molto fluidi e girano in maniera così veloce che non si bloccano quasi mai. Anche di lui possiamo farne l'acquisto su Amazon e possiamo vantare della spedizione Prime, e lo possiamo acquistare a prezzo di circa 17 euro. Sì, diciamo un pochino costoso, però per iniziare a fare speed cubing è buono, ve lo consiglio vivamente. Allora, ricapitoliamo. Di questo piccolo illuminatore della mia tastiera Logitech K400 TV Plus e del mio cubo di Rubik 3x3 della Cyclone Boys, trovate il link qua in basso in descrizione, e possiamo vantare di tutti e tre i prodotti della spedizione Prime. Adesso, ragazzi, non aspetto altro di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Insomma, se avete anche voi qualche prodotto da consigliare, fatelo pure. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, le animazioni vi ricordano tutto, vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricorda sia l'animazione, ma trovate anche il link qua in basso nella descrizione. Ragazzi, prima di chiudere questo video voglio dirvi due cosette. Grazie per
avermi accompagnato per questo pienissimo 2019, perché grazie a voi sono riuscito a superare abbondantemente 1000 iscritti, quindi non posso far altro che ringraziarvi per questa cosa. E l'altra cosa che voglio dirvi è che non so se usciranno, o magari se uscirà qualche altro video fino a fine 2019, ma in altri casi io voglio farvi i miei felici auguri di buon Natale 2019, ma soprattutto buon inizio anno 2020. E in altri casi, se dovessero uscire altri video qui prima del 2020, ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!